prendiamo atto della giornata rosa organizzata dalla ciclistica Marina di Cecina, la ottava Coppa Dino Bianchi, la gara riservata alla categoria allievi. Il circuito è quello che ormai abbiamo imparato a conoscere. Per quanto riguarda le allieve, 5 i giri da percorrere, quindi praticamente un solo giro in meno rispetto alla categoria delle juniores che abbiamo visto proprio ad inizio del nostro servizio. Attimi prima della partenza, le fasi preliminari con la firma e la misurazione dei rapporti. 43 le atlete al via, delle 47 iscritte. Andiamo a ricordare le società che hanno preso il via: la INPA San Vincenzo, il team NPM Chianciano Salute, la Ziraf Guerciotti Sell'Italia, il gruppo sportivo Luciclone, il Velo Club Fidenza Trecolli, la San Miniato Santa Croce, il gruppo sportivo Fiamme Oro, la Osimo Stazione, la Hopi Bike Porto Sant'Empidio, la Re Artù Factory Team, lo Zierese, la Forlivese, il team di Federico Blu e la Campi Bisenzio. Quindi queste le società rappresentate con la gara che sta per prendere il via, anche in questo caso breve tratto di trasferimento, passando sotto lo striscione di arrivo per andare a raggiungere poi il chilometro zero. Quindi la partenza all'altezza della Via Aurelia, quindi la California, via della Camminata Bibbona, via delle Macine e quindi via Campigliese, via Vecca Aurelia e bivio per Marina di Bibbona, con il finale, quando si va appunto verso il finale, la svolta verso via dei Melograni e quindi verso il rettilineo di via dei Cipressi. Attimi tranquilli, poco prima della partenza, per quanto di apparenza ufficiale ovviamente, per quanto riguarda la gara riservata alla categoria allieve. Confermata anche la giuria, così come uguale a quella della gara precedente degli esordienti, la giuria completamente rosa, con la presidente Rossana Pardini, la componente Elena Gradassi e la giudice di arrivo Giulia Soldi. Eccola qua, la zona arrivo e arriviamo anche al chilometro zero. Come detto, 5 i giri da percorrere. Quindi un solo giro in meno rispetto alla categoria juniores, infatti ci dicevano anche, diciamo, gli esperti della categoria che ormai è minimo il divario tra le due categorie, quindi è presto spiegato la così poca differenza nel chilometraggio, perché alla fine comunque saranno 68 i chilometri per le allieve contro gli 80 che sono stati i chilometri affrontati dalla categoria delle donne juniores. Attimi ufficiali della ottava Coppa Dino Bianchi. Anche questa prova, non l'abbiamo ancora ricordato, è valevole per l'assegnazione del titolo di campionessa provinciale. E anche in questo caso saranno solo le atlete della INPA San Vincenzo che possono gareggiare, che possono ambire a questa maglia, con un po' di rammarico anche da parte, abbiamo sentito comunque della federazione, però giustamente per il momento la situazione è questa e sicuramente il ciclismo femminile è molto cresciuto rispetto agli anni precedenti e quindi siamo fiduciosi che anche complici le nostre immagini magari si potrà far crescere il movimento. Siamo nel tratto di salita che viene affrontata per la prima volta e sono tre atlete che provano ad allungare. E sono con il dorsale 61 Giada Manfredi del team NPM Chianciano Salute, col dorsale 78 è Patrizia Parravano del gruppo sportivo Fiamme Oro e con il 63 abbiamo visto leggermente in difficoltà proprio nel tratto di salita Monica Acco del team NPM Chianciano Salute, che infatti la vediamo proprio in fondo. Con la nostra inquadratura ha perso leggermente contatto, la sua compagna di squadra, la Manfredi, si è anche voltata in un primo momento per vedere di capire la situazione della sua compagna di squadra, che comunque sembra mantenersi al ridosso della coppia che si è formata al comando. Eccole qua, quindi le due atlete al comando, le lasciamo andare per andare a trovare la portacolori del team NPM Chianciano Salute. Eccola qua, Monica Acco che arriva praticamente al ridosso della coppia al comando. Guardiamo alle spalle com'è la situazione. Avanguardia gruppo segnalata a circa 20 secondi di ritardo da
da quello che possiamo comunque definire il terzetto sulla testa della corsa, leggermente anticipato da Alessa Patuelli della Rear 2 Factory Team, che di fatto anticipa il gruppo, che comunque possiamo dire essere nella sua scia. Quindi possiamo dire tre atleti al comando e gruppo compatto alle sue spalle. Siamo ancora nel corso del primo dei cinque giri da percorrere, quindi vedremo se questa potrebbe essere un'azione buona oppure no. Comunque è sicuramente certo che quella che stiamo vedendo, almeno per il momento, è sicuramente tra le gare più combattute di questa giornata rosa che abbiamo visto. Come dicevamo, appunto, si è ricomposto il terzetto al comando con il team NPM Chianciano Salute, che può decisamente contare su una superiorità numerica che può essere sicuramente interessante e anche può lasciare spazio a più possibilità anche nel gestire la gara. Però c'è da dire che, nonostante questo, non fa mancare il suo apporto in questo tentativo Patrizia Parravano del gruppo sportivo Fiamme Oro, che potrebbe tranquillamente stare a ruota essendo in inferiorità numerica in questo terzetto, e invece fa anche il suo turno sulla testa. Cambi regolari per queste atlete, che infatti vanno a veder aumentare il loro vantaggio nei confronti del gruppo, che continua ad essere compatto alle loro spalle. A breve lasceremo andare questo terzetto affiatato, ecco qua, per andare a capire a quanto ammonta il ritardo del gruppo. Un minuto il ritardo del gruppo, quindi, come avevamo detto, appunto, l'accordo nel terzetto al comando ha sicuramente portato qualcosa, perché adesso è di un minuto il vantaggio delle tre atlete al comando, con il gruppo che comunque l'andatura sembra essere adesso piuttosto alta, anche se si va un po' a scatti. Sono diverse le formazioni che si stanno impegnando nell'inseguimento, inseguimento che è arrivato a compimento, perché quando siamo al 25esimo chilometro di gara la corsa si è ricompattata, quindi fare un plauso al tentativo a tre delle atlete team NPM delle Fiamme Oro, perché comunque sono state le prime a dare il via alle ostilità, però il gruppo ha affittato un po' il pericolo di questa azione ed è andato quindi a recuperare chi si trovava alla testa. E quando siamo appunto al 25esimo chilometro di gara, la situazione è tornata di gruppo compatto. A breve avremo nuovamente la salita, quindi vedremo se quello potrebbe essere un trampolino per altre azioni, così come è stato nelle tornate precedenti. Ecco qua che siamo alla zona del contagiri, tre tornate ancora da portare avanti, quindi due i giri percorsi. Siamo praticamente vicini al giro di boa per questa ottava coppa Dino Bianchi. Lo ricordiamo ancora una volta, la gara è valevole anche per l'assegnazione del titolo di campionessa provinciale. Alcune scaramucce, se così le vogliamo definire, sulla testa della corsa, alcuni scatti per cercare magari di portare fuori una fuga che potrebbe essere interessante, però per il momento sono tutti tentativi piuttosto velleitari, perché il gruppo si mantiene sostanzialmente compatto. Ormai ci avviciniamo appunto alla salita con la testa della corsa. Sono le atlete della Forlivese adesso che stanno provando a prendere in mano la situazione, ma sono molto attente anche quelle della Rear 2 Factory Team, che si fanno trovare sempre nelle posizioni che contano, nelle posizioni d'avanguardia. Adesso è ancora una volta Alessia Patuelli che prova a prendere in mano la situazione, si alza sui pedali, ma è veramente minimo il suo scarto nei confronti delle immediate inseguitrici. La sensazione è che vorrebbe che qualcuno la seguisse, ma di fatto è tutto il gruppo che va a ricongiungersi e a riportarsi proprio sulla portacolori della Rear 2 Factory Team, che già si è dimostrata bella attiva in questa prima parte di gara. Ricordiamo, è l'ultimo atto della giornata rosa organizzata dalla ciclistica Marina di Cecina, ed è appunto la gara riservata alla categoria allieve. Ancora una volta Alessia Patuelli della Rear 2 Factory Team al comando. Insieme a lei abbiamo visto con il numero 100 Noemi Eremita del team di Federico. Poi notiamo col dorsale 67 sulla testa della corsa anche
Milena del Sarto, della Ziraf, eccolo qua, che si è formato questo terzetto sulla testa in seguito alla salita, quando siamo circa al 40esimo chilometro di gara, perché questo terzetto in realtà faceva parte di una fuga ben più numerosa, perché erano una decina più o meno le atlete al comando, e poi però si sono un po' rimescolate le carte sulla testa della corsa e quindi è andata a formarsi questo terzetto. Alle spalle infatti la situazione vede a 10 secondi queste 5 atlete che stanno provando a ricongiungersi su quelle 3 che abbiamo appena lasciato andare, e tra queste atlete che stanno inseguendo abbiamo con il dorsale 90, eccola qua, Carlotta Cipressi della Forlivese, poi con il numero 93 della stessa formazione Matilde Missiroli, e poi abbiamo ancora con il dorsale 96 Sabrina 27 della Campi Bisenzio, eccola qua a chiudere questo drappello, poi con il 71 Letizia Brufani del gruppo sportivo Luciclone, e con il 76 Lara Scarselli della San Miniato. Solo 10 secondi in ritardo per questo quintetto che vi abbiamo appena ricordato, 35 il ritardo dell'avanguardia gruppo. Il drappello delle controattaccanti faceva parte della fuga che diciamo poco fa, quella dalla quale poi ne sono uscite le altre atlete che si trovano al comando. Questo invece che vediamo inquadrato, dove riconosciamo la campionessa toscana Rachele Bonzanini a fare l'andatura dell'Impa San Vincenzo, è appunto quello che resta del gruppo, che è segnalato a 35 secondi di ritardo. Cambi piuttosto regolari comunque anche sulla testa del gruppo, è Giorgia Simoni a destra dell'OP Bike che sta provando a cercare di dare il suo impulso a questo tentativo per andare a recuperare chi si trova sulla testa della corsa, e noi intanto ci riportiamo proprio sul terzetto al comando. Ci stiamo avvicinando al passaggio del contagiri, dove suonerà la campana che preannuncerà l'inizio dell'ultimo giro. Milena del Sarto adesso a fare l'andatura col dorsale 67, poi in seconda posizione passa proprio adesso a fare l'andatura è Alessia Patuelli della Real 2 Factory Team, e in terza ruota, che sta osservando adesso il riposo ma sta proprio andando davanti a fare il suo turno, è Noemi Eremita del team di Federico Blum. Sicuramente l'atleta che adesso sta facendo l'andatura è un atleta forte sul passo, un atleta che a cronometro sa dire è la sua, e quindi è sicuramente un impulso importante, una presenza importante in questo terzetto per dar maggiore impulso proprio a questa azione. E infatti le tre atlete stanno andando via belle spedite, eccole qua che sono appena passate dal luogo della campana. Il gruppo nel frattempo ha recuperato tutte le contrattaccanti, si è ricompattato ed è segnalato a un minuto di ritardo, e quindi come vi dicevamo è buono l'accordo tra le tre atlete al comando. Ci sono alcune atlete particolarmente forti sul passo, e quindi cambi regolari sulla testa a danno di chi vediamo inquadrato adesso, perché adesso è segnalato a un minuto di ritardo. C'è ancora la salita da affrontare, ancora una volta il tratto in salita, ed eccolo qua quando siamo al 56esimo chilometro di gara, è l'ultima volta che affrontano la salita le tre atlete al comando, con Eremita in prima posizione, Patuelli in seconda e Del Sarto in terza. Diciamo appunto c'è ancora la salita, che potrebbe essere un terreno per il gruppo per andare a recuperare o comunque a limare qualcosa intanto a chi si trova sulla testa della corsa. La sensazione però è che l'accordo sia buono tra le tre atlete al comando, indietro dovrebbero organizzarsi in modo piuttosto deciso. Si mantiene l'ultima ruota nel tratto di salita Milena del Sarto della Ziraf Guerciotti SL Italia, mentre adesso è Alessia Patuelli della Real 2 Factory Team che passa a fare l'andatura alzandosi sui pedali, e adesso ovviamente osserva un po' di riposo anche Noemi Eremita, che magari va a spronare un po' anche Milena del Sarto per cercare di dare un po' di impulso a questa azione. Si risiede sulla sua bicicletta proprio
Alessia Patuelli, lasciamo andare il terzetto sulla testa della corsa per capire il gruppo come si è mosso. E non si è mosso più di tanto, perché arriva il gruppo all'altezza del nostro rilevamento a 1 minuto e 10 secondi. Quindi hanno incrementato ancora qualcosa le tre atlete alla comando, e quindi davvero, se non c'è una reazione decisa in questo istante, ormai la corsa, almeno per quanto, è risultato, per quanto riguarda il risultato finale, è un discorso chiuso. Ci sarà da battersi solo per la maglia di campionessa provinciale, ma per questa sarà un discorso esclusivamente tra gli atleti della IMPA San Vincenzo. Qualche sporadico tentativo solitario da parte di alcuni atlete, ma si sa che quando si provano queste sparate non si va da tante parti. Poi ci si volta subito per capire se qualcuno dà manforte, se il gruppo è vicino o no. Quindi veramente ormai per la vittoria finale è un discorso a tre per queste tre atlete che adesso vediamo inquadrate. Siamo a meno di 2 chilometri dalla conclusione, quindi è un discorso tra Del Sarto, Eremita e Patuelli per l'ottava Coppa Dino Bianchi. Poi ci sarà da capire anche chi sarà la nuova campionessa provinciale, ma adesso ci concentriamo sul gioco della finale. Vedremo se sarà un esito a tre, se qualcuno proverà un colpo per cercare di abbandonare la compagnia delle altre. Adesso è la classica fase di studio. Tutte e tre in fila con maglia azzurra, dorsale numero 100 per Noemi Eremita, in testa adesso della Ziraf Guerciotti, con dorsale 67 Milena Del Sarto, e sulla destra con la maglia verde e rossa della Ziraf Reartù Factory Team, Alessia Patuelli. Milena Del Sarto adesso che sta facendo l'andatura in questo tratto, e qui si vede proprio che si stanno studiando, cercano magari di prendere la traiettoria un pochino più larga per studiare le compagne di avventura. Hanno un vantaggio abbastanza rassicurante, quindi se lo possono anche permettere. Due ali di folla le stanno aspettando nel rettilineo finale. Un'occhiata dietro, vediamo che non c'è veramente nessuno, quindi si possono giocare il finale queste tre atlete che adesso vanno ad occupare davvero la sede stradale. Si stanno controllando, chissà, magari di essere battuta in volata può provare ad anticipare questo esito incerto. Certo è, scusate la ripetizione, che un finale a tre è comunque tra quelli più, un pochino più difficili da gestire, mai quanto il finale a due, ma insomma siamo sempre lì. Ci stiamo avvicinando, o meglio ci siamo portati sul rettilineo finale, perché ormai stiamo aspettando il terzetto e sono compatte le tre atlete che vanno ad occupare interamente la sede stradale, con Alessia Patuelli che prende decisamente la testa. Era proprio sull'estrema sinistra del nostro teleschermo, si è portata decisamente al comando e in tutta semplicità va a vincere, a tagliare traguardo a braccia alzate. Seconda posizione per Milena Del Sarto della Ziraf, e terza Noemi Eremita del team di Federico. Volata di gruppo vinta dalla Cipressi della Forlivese, quinta Scarselli, sesta Bonzanini, nuova campionessa provinciale, settima Bertolini, ottava 27, nona Pepoli e decima Parravano. Andiamo a sentire le interviste che abbiamo realizzato. Alessia Patuelli, nel terzetto eri quella un pochino più temuta e alla fine hanno avuto ragione ad avere un po' questa paura. Ma sicuramente mi hanno dato del filo a torcere, sicuramente non pensavo di riuscire a arrivare, anche perché comunque eravamo tre forti sul passo, ma era ancora lunga la gara quando siamo andati via, ma sono contenta così. Una bella gara, bella combattuta, un finale comunque incerto, una bella vittoria. Sì, sono contentissima della vittoria, era un po' che non riuscivo a trovare la gara giusta e oggi ci sono riuscita e sono contenta. Milena Del Sarto, seconda classificata, per te il culmine di una bella settimana questa. Sì, sì, è stata una bella settimana perché giovedì, questo giovedì che è stato, ho preso dei titoli in pista, i titoli regionali, alle tre specialità che erano presenti, e diciamo che ora sto entrando in forma, quindi ci avviciniamo all'italiano, sono contenta di fare punteggio per entrare tra le selezionate e vedrò di fare il mio meglio, anche se non è un circuito adatto alle mie caratteristiche. Terza posizione sul podio per Noemi Eremita, è arrivato un terzetto molto ben assortito, la tua capacità di fare il passo sicuramente ha fatto un po' la differenza, ha dato una bella linfa a questa fuga, comunque un bellissimo podio. Sì, dai, sono felice, comunque ieri ho già fatto la cronometro, mi è andata benissimo, quindi sono felice lo stesso.
La stagione sta entrando nel vivo, arrivano gli appuntamenti anche quelli un pochino più importanti, quali sono le tue sensazioni? Beh, io mi sento bene adesso e speriamo continui fino al campionato italiano strada, per il resto va bene. Rachele Bonzanini, hai coperto per un po' di tempo la maglia di campionessa regionale con quella di campionessa provinciale, oggi magari questo era un obiettivo tra quelli da arrivare, un piazzamento che comunque qualcosa è valso. Sì, sono molto felice di aver conquistato anche questa maglietta, però speravo di fare un po' meglio comunque come risultato in questa gara. Correre in casa non è mai semplice. No, assolutamente no. E speravo di riuscire a entrare nella fuga, ma sono mancate le gambe che hanno risentito della gara di giovedì. Maria Bruni, vicepresidente vicario per quanto riguarda il Comitato Regionale Toscano, ma quando si parla di ciclismo femminile è sempre una corda del suo cuore. Oggi tante ragazze che hanno dato un bellissimo spettacolo. Sì, oggi veramente è una giornata piena con tanto spettacolo, tante ragazze al via di ottima qualità, veramente una giornata splendida. E io veramente devo fare un ringraziamento e un plauso a Dilvo perché è una persona eccezionale. Non è il solo, effettivamente c'è uno staff dietro, però c'è tutta una lavorazione di un anno, quindi per raggiungere una giornata così strepitosa. E poi io, fino a che ci sono, io ci sarò sempre con le femmine, non l'abbandonerò mai di sicuro. Possiamo dire che questa è stata una giornata in crescendo, perché abbiamo iniziato con le juniores, che è stata una gara molto controllata, con il finale un po' a sorpresa. Le esordienti sono date una discreta battaglia e forse la gara delle allieve è stata quella veramente più combattuta di tutte. È stato un crescendo. Sì, più combattuta. In effetti abbiamo visto che c'era solamente un trio e gli aveva dato un minuto e mezzo al gruppo. Tutte e tre le gare sono state combattute, solamente... Cioè si controllano perché poi vogliono arrivare all'arrivo in volata, però insomma è stata una giornata veramente, veramente strepitosa e questo va un ringraziamento a Dilvi e alla società, sinceramente. Marco Marando è soprattutto un amico, è qui in veste di amico, nonché come veste professionale, perché l'ultima sua fatica letteraria ha proprio come tema il ciclismo femminile. Oggi ha raccolto qualche altro spunto? Beh sì, gli spunti ci sono sempre, poi... Essendo la categoria quella dell'allieve, delle più giovani, insomma, è bello cercare dei talenti. Io mi diverto a cercare la mattina dei numeri di gara, vedo un po' dalla fisionomia se possono fare qualcosa e a volte ci azzecco. Oggi ci ho azzeccato. Allora, già siamo un passo avanti. Ho indovinato infatti la vincente dell'ultima gara. Aveva anche tre possibilità, quindi ha potuto anche un pochino più sbizzarrirsi. Quale aspetto l'ha particolarmente incuriosita da poter scrivere un libro proprio sul ciclismo femminile? Ma secondo me innanzitutto il grande divario che c'è di trattamento fra uomini e donne. E quindi diciamo tutti i soprusi che devono subire per affermarsi, per far vedere che non c'è tanta differenza. Anzi, secondo me il ciclismo femminile vale di più di quello maschile perché fanno più fatica. Per tutta una serie di motivi, quindi un plauso alle donne, però secondo me il cammino è ancora lungo perché ci sono delle sacche di resistenza sia fra gli uomini ma anche fra le donne. Chi volesse leggere il suo ultimo libro, ci dica il titolo, anche dove lo può trovare? Sì, è La Bici Rosa, si può trovare presso alcune librerie oppure direttamente dall'editore su internet, poi ci sono chiaramente distributori. Quindi basta andare su internet e scrivere Marco Marando, La Bici Rosa e il modo si trova. Massimo Fedeli, primo cittadino di Bibona, oggi un turismo diverso nella vostra città. Sì, senza ombra di dubbio, siamo stati una piacevole invasione da parte di queste ragazze che hanno insomma avuto la possibilità, oltre di mettere naturalmente dal punto di vista agonistico, ma anche di provare le bellezze del nostro territorio. Mare, collina, credo che sia stata una splendida giornata sia da un punto di vista agonistico ma anche da un punto di vista climatico che naturalmente le famiglie che hanno accompagnato hanno potuto godere del nostro territorio e credo che sia un valore aggiunto di poter fare certi tipi di manifestazioni in territori come il nostro. Magari qualcuno ha buttato un occhio, tra un paio di mesi torna. Ma forse penso anche prima perché con questo caldo, con ben 28 gradi di temperatura, credo che già i primi bagni al mare sia davvero giornata eccezionale. Simone Rossi, assessore allo sport del comune di Bibona, oggi un'invasione rosa e colorata.
Ben venga, davvero, complimenti al camping, Free Beach, a Umberto Buzzichelli che è sempre pronto per questo tipo di iniziative. Vedo tantissime persone, mi dicono molte se ne sono già andate, più di 220 partecipanti. Io veramente quando vedo questo tipo di iniziative sono veramente felice. Ne organizzo altre per il Comune di Bona e quando già gli operatori si pronunciano su questo tipo di iniziative sono veramente felice. Quindi complimenti a tutti e bene così e ci vediamo il prossimo anno. Presidente della società organizzatrice di Il Volotti, una giornata molto impegnativa per lui e per tutti i suoi collaboratori. Però a fine possiamo dire che è andato tutto bene, lo spettacolo è sicuramente stato di primo piano, quindi questo ripaga dei tanti sforzi. Giornata molto impegnativa, però bella, stressante perché tre gare combattute, caldo, bello l'ambiente che ci ha ospitato. Bello anche i ricordi di queste persone che si sono ricordate. Cosa si deve dire? Mario Venturi, siamo stati 8 anni insieme, si è litigato, si è fatto tante belle cose insieme e siamo qui a ricordarlo. Poi un'altra cosa molto importante e si chiude un cerchio, i figlioli che una volta cominciarono a correre nella ciclistica marina oggi sono quelli che ci hanno aiutato insieme al gestore del campeggio, quindi due famiglie, tre famiglie che senza di loro non si sarebbe potuto fare niente. Quindi stressante, però bella anche al ricordo di chi non c'è più, di chi si è ricordato. Importante è stato anche l'apporto delle forze dell'ordine e dell'amministrazione comunale. Questo qui lo facevo insieme perché qui c'è... c'è i vigili, c'è un sindaco, ci sono gli assessori che l'hanno voluta intensamente questa gara e si sono prodigati perché senza di loro probabilmente non eravamo qui stasera, ma hanno capito, ci si conosce, loro hanno un posto, c'è una potenza in questo qui e chissà che non si faccia anche qualcosa di più grosso in futuro, però guardiamo oggi, giornata intensa però bella, ora si ha bisogno anche di riposarsi. Ci riposiamo, un giorno, due e poi cominciamo a pensare all'anno prossimo. Sì, anche meno ci si pensa. Va bene, grazie a voi che ci fate conoscere, ci date lo spazio, grazie a questa gente, oggi c'è stato sia il comitato provinciale che regionale, sono venuti a aiutarci. Cosa si dice? Grazie a tutti, quanta gente si deve ringraziare, però tutti hanno contribuito alla riuscita di questa manifestazione. Grazie ai nostri sponsor, grazie agli amici, grazie a tutti. All'anno prossimo.